È un discorso che Gesù fece a Gerusalemme prima della sua ultima Pasqua. Esso contiene alcuni elementi apocalittici, come guerre, carestie, catastrofi cosmiche. Dice: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli verranno sconvolte. Tuttavia, questi elementi non sono la cosa essenziale del messaggio. Il nucleo centrale attorno a cui ruota il discorso di Gesù è Lui stesso, il mistero della Sua persona e della Sua morte e risurrezione e il Suo ritorno alla fine dei tempi. La nostra meta finale è l'incontro con il Signore risorto. Io vorrei domandarvi: quanti di voi pensiate a questo? Ci sarà un giorno che io incontrerò faccia a faccia il Signore. E questa è la nostra meta, questo incontro. Noi non attendiamo un tempo o un luogo, ma andiamo incontro a una persona, Gesù. Pertanto il problema non è quando accadranno i segni premonitori degli ultimi tempi, ma il farsi trovare pronti all'incontro. E non si tratta di meno di sapere come avranno queste cose, ma come dobbiamo comportarci oggi nell'attesa di esse. Siamo chiamati a vivere il presente costruendo il nostro futuro con serenità e fiducia in Dio. Signore Gesù vuole sottrarre i Suoi discepoli di ogni epoca alla curiosità per le date, le previsioni, gli oroscopi, e concentra la nostra attenzione sull'oggi della storia.